Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo un video un po' diverso dal solito. Infatti andremo a visitare un negozio di pesca, il Paradiso del Pescatore, dove incontreremo un po' di amici e vi faremo vedere un po' di attrezzatura, in particolare per il trotare, per le nostre giornate di pesca. A tra poco! Eccoci ragazzi, siamo arrivati al Paradiso del Pescatore e adesso entriamo. Ciao Andrea! Ciao! Ciao Andrea! Grandi ragazzi! Eccoci qui, oggi siamo qui con Manuel, Riccardo e Christian al Paradiso del Pescatore e ci facciamo subito raccontare qualcosa di questo spettacolare negozio. Ciao Andrea! Noi siamo il Paradiso del Pescatore, siamo una catena di 11 punti vendita. A brevissimo, tra pochissime ore, inauguriamo il 12° punto vendita a Ferrara, quindi ti do una piccola anticipazione. E noi nei nostri store trattiamo dalla A alla Z tutte le tipologie di pesca, passiamo dall'acqua salata, all'acqua dolce, dalla pesca bolognese, dalla pesca trotaria, dalla pesca spinning in tutte le sue forme. E trattiamo principalmente due marchi che sono Linea F e Nomura, ma abbiamo anche nei nostri store Shimano, Pen, Daiwa, tutte le aziende insomma più importanti nel mondo della pesca. Spettacolo, un posto super fornito, vi consigliamo di visitarlo e oggi siamo qui per prendere qualcosa e attrezzarci per andare a pescare trote, quindi vediamo un po' cosa abbiamo sul mondo della trotaria in particolare. Eccoci con Manuel e gli chiediamo subito di farci vedere che attrezzatura abbiamo qui per il trotare, tra canne, mulinelli, eccetera. Magari Manuel, iniziamo con Sì, le sì, canne. sì. Come canne abbiamo tutto il catalogo di Nomura. Oltre a Nomura abbiamo anche Shimano, Daiwa e Abu Garcia. Vediamone giusto per Sì, vederla da ti faccio vicino. vedere il nostro cavallo di battaglia che è la Hirokamu, una canna che va in metratura da 1,98-1,80, con una grammatura da 0,55. La canna ovviamente è annellata in sic, quindi si può pescare benissimo anche con dei trecciati. La canna è super parabolica, come Spettacolo. vedete la piega è perfetta. Quindi vedete che con la pesca trotaria, con canne di questo tipo, le emozioni per catturare una trota, che sia in gara o una pesca per divertirsi in qualsiasi lago, ti dà Con veramente Nomura si cattura, ragazzi, grande sempre. emozione. Guardate che piega, ragazzi. E adesso vediamo con Riccardo anche che tipologie di esche possiamo trovare qui al Paradiso del Pescatore per la trotaria. Ciao Andrea e ciao a tutti. Qui al Paradiso del Pescatore potete trovare tutta la parete di spun Nomura, dal 1,4 grammi fino ai 3,7 grammi di peso, con colori chartreuse, quindi accesi, fino ai colori un po' più spenti. Poi all'interno del nostro negozio possiamo trovare una vasta gamma a disposizione di Noris, dai Rune, Masukuroto, Whipper, fino ad arrivare ai Boon. E come ultimi arrivi abbiamo di casa Eucalipto i nuovi Spoon. Quelli che vanno per la maggiore adesso come adesso sono gli Aco, che sono tutti gli artificiali da botto. Che adesso in inverno, con il freddo, quando le trote sono più sul fondo, sono delle tecniche più redditizie per pescare le trote. Inoltre non ci dobbiamo dimenticare i cranchettini. Questi sono due nuovi crank che sono arrivati di casa Nomura. Insieme
a questa vasta gamma di crank. Torniamo con Manuel e adesso chiediamogli qualche consiglio su treccia e nylon da poter usare per il trotare. Il problema, Andrea, è che quando montiamo degli spoon molto leggeri non riusciamo a raggiungere lunghe distanze, perciò noi consigliamo di montare dei trecciatini molto molto sottili. Qui in negozio abbiamo a disposizione il Sufix, lo Spider, il Power Pro e l'ultimo arrivato, il Nomura, che va dalle dimensioni 002 fino alla 010 per altre pesche ultralight. E invece un'alternativa al trecciato cosa potrebbe essere, Manuel? Beh, il nylon, un classico che usano un po' tutti, e ti faccio vedere le nostre novità che sono arrivate quest'anno. Vieni. Abbiamo il Sufix, un filo antighiaccio dalle misure dallo 010 allo 014. E il nostro cavallo di battaglia, il Mimetic, un filo con bassa memoria, invisibile in acqua e antighiaccio anche lui. Penso che ormai tu questo lo conosci, Andre. Sì, infatti l'ho utilizzato in diverse gare portando degli ottimi risultati e usando anche dei diametri molto sottili, anche lo 008, dove naturalmente bisogna fare molta più attenzione per portare la trota a guadino. E adesso passiamo con Christian a vedere i mulinelli dedicati alla pesca del trotaria e ci facciamo mostrare cosa abbiamo qui in negozio. Seguimi pure, Andrea, ti faccio vedere cosa abbiamo a disposizione per tutti i nostri clienti. Abbiamo i Nomura, i tre Nomura dedicati al trotaria, la Ichi Troutaria, l'Aru Troutaria e per finire Hiro Troutaria. Tre tipologie di mulinelli con tre fasce di prezzo dedicate. Oltre ai tre mulinelli di casa Nomura abbiamo tutti i mulinelli di casa Shimano e Daiwa per ogni esigenza e per ogni richiesta di ogni pescatore. Bene Christian, e adesso che cosa ci manca? Come guadinare il pesce. Giusto, se no non possiamo portare la trota a guadino senza... Abbiamo il nostro Riccardo con i quattro guadini che sono presenti qua in negozio. Esattamente, Andrea, sono tutti con rete gommata dedicati al trotaria con le diverse tipologie di lunghezza di manico. Grande. Bene ragazzi, abbiamo terminato questa mattinata di pesca al paradiso del pescatore, abbiamo visto tante tipologie di attrezzature dedicate al trotaria nella giornata odierna e adesso non ci resta che andare a pescare. Andiamo a pescare tutti insieme. Andrea, ricordiamo ai nostri amici che fino al 28 febbraio paradiso del pescatore di Lissone, Trezzano sul Naviglio, abbiamo gli sconti, tutto fino al 50%. Ciao a tutti! Ciao, ciao ragazzi!